Amici di Fanner, appassionati di calcio regionale, benvenuti a Velletri, dove il Fonte Meravigliosa si trova davanti in classifica al penultimo metro di questo campionato di prima categoria. Vuole rimanere davanti. L'avversario di quest'oggi però è il Real Velletri. Sale forte l'incitamento dei tifosi del Fonte Meravigliosa mentre la squadra attacca cercando una trama a destra. Il pallone a campanile che va a trovare Martino, lo stop di Martino, il destro di Martino che finisce fuori da buona posizione. Cerca di superare l'avversario, viene atterrato, direttore di gara dice che c'è fallo. Pronto il calcio di punizione, la battuta in mezzo, l'appoggio dentro per Roano! E la scaraventa in porta, è in vantaggio il Fonte Meravigliosa, 1-0, Roano. Calcio d'angolo, c'è una mischia in aria soprattutto nella parte sinistra della porta, difesa dal portiere del Fonte Meravigliosa Talocci, colpo di testa sotto porta che finisce alto. Calcio d'angolo da destra, fronte l'attacco offensivo dei gialloblu. La battuta dentro, c'è una deviazione, la palla rimane pericolosamente in aria, prova ad andarsene sulla destra, uno contro uno, sfida l'avversario, va fino in fondo, la mette in mezzo, il movimento perfetto di Quagliariello che si libera dell'avversario, davvero bomber, fa 2-0 per il Fonte Meravigliosa e va sul doppio vantaggio. Cerca di avanzare, continua a premere la squadra ospite, il pallone interessante sul secondo palo, il tiro di sinistro che finisce fuori. Calcio d'angolo, solito grande mucchio in area di rigore, il pallone che spiova, interessante in mezzo, la tocca forse il portiere, c'è altro angolo. Adesso le squadre sono un po' lunghe e quindi il Fonte Meravigliosa che prova a mettere il sigillo finale sulla partita e ci riesce! 3-0 del Fonte Meravigliosa, sempre più vicino alla promozione, la squadra giallo-blu cerca il controllo, prova a sfidare in velocità il giocatore avversario, ci riesce, mette in mezzo un pallone interessante, destro da dimenticare. Siamo all'altezza dell'area di rigore, mentre il direttore di gara tira fuori un altro cartellino, è quindi rosso. E termina qui il match, il Fonte Meravigliosa vince a Velletri e si assicura il secondo posto ora contro il Lariano. Può giocarsi la testa di questo girone F di prima categoria.